Ora, entriamo nella nostra lezione. Allora, piccola premessa, la lezione di oggi dovete essere interattivi, ok? Dovete proprio interagire, perché ora vi spiego che tipo di lezione faremo. Oggi parliamo della gerarchia delle variabili, ok? Queste sono le variabili di un'operazione, no? Andiamo a vederle una per una. Cioè, l'ho messo un po' così random, ok? Cioè, nel processo c'è da mettere in riga tutta questa roba, no? Però, per non andare in overthinking, quindi iniziare a pensare, ok, ma l'azione è news, però sarà un buy the rumors and the news, il mercato è forte, c'è una storia, il pump daily, bla bla bla. Andiamo a vedere un pochino una per una e vediamo un po' io come creo una gerarchia. E poi mi direte voi, faremo un gioco, mi direte voi cosa andreste a prendere in funzione di quello che vi metto davanti. Ok, andiamo per ordine. Allora, aspettiamo che mi prendo la mia magica penna qua. Ok, allora, iniziamo da borrow, no? Ovviamente, che significa borrow? Significa quanto è importante nella lettura di un'operazione quanto il borrow è accessibile, quanto l'azione può essere presa in prestito, quanto costa, ok? Per esempio, abbiamo un esempio lampante oggi, Rev, che è un'azione che praticamente era in reg show, costava tantissimo il locate, bla 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 bla. È praticamente un'azione che ci avrebbe dato poca competizione short, no? Ed è importante perché più short ci sono, soprattutto in azione con flottante basso, e più questa aumenta la possibilità di squeeze, ok? Quindi in alcuni fattori il fatto che un'azione abbia un borrow piuttosto costoso inizia a diventare un potenziale indicatore interessante. I fondamentali, quindi un'analisi fondamentale, andare a capire quanto l'azione ha insider piuttosto che di flottante, piuttosto mettere tutto nel complesso, ma aggiungerci anche quello che vi posto io, no? Magari non ha cash piuttosto che non ha revenue e quant'altro. Cioè, quanto può aiutarci nella formulazione di un'ipotesi, di una tesi? Quanto è importante in realtà, quanto metterlo poi in relazione rispetto agli altri componenti, ok? Il range, ragazzi, diventerà sempre più importante quanto più andrete ad alzare la size, ok? Perché più avete range e più avete possibilità di andare a sfruttare un movimento oppure di prendere un'operazione magari con uno stop anche piccolo aumentando la size, perché saprete sempre, 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 sempre che il reward c'è. E se avete ragione, il reward c'è. E soprattutto la cosa più importante è che non dovrete essere troppo precisi, perché un'azione che si muove in un range molto stretto, molto piccolo, ok? E voi dovete gioco forza per giustificare l'operazione, andarla a coprire tutti, tutto. O siete super, iper, super precisi, proprio precisi, 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 oppure è un problema. Vi trovate sempre nel mezzo di un range che magari neanche c'è in realtà, ok? Ed è un problema grosso. Livello di red to green è per me, soprattutto per alcune letture che sto facendo ultimamente, molto importante, è proprio un livello psicologico veramente, veramente, veramente importante, forse uno dei più importanti, soprattutto in determinate azioni. Ed è in realtà molto più importante per un long che per uno short. Perché quando vedete un'azione che è molto presa di mira da short seller, quindi che sta subendo delle giornate di forti vendite, ok? Il livello di red to green diventa interessante perché è il livello dove i venditori sotto si sentono confidenti, magari anche in overnight, si sentono tranquilli. Ok? Ed è il livello che nel momento in cui il prezzo dovesse andare a romperlo a rialzo, così dal nulla, e magari in pre-market abbiamo visto ancora vendite, quindi ancora pressione dei venditori, e di botto troviamo il prezzo sopra red to green, sappiamo esattamente, esattamente che immediatamente tutti i venditori di quella sessione, ma non solo in realtà, sono intrappolati, quindi è un livello molto importante, ma è anche un livello molto molto importante anche a livello proprio psicologico, perché dà proprio l'idea del flow dell'azione, no? Ok?
è rossa ancora, magari in SSR, ricolpisce il 10% in SSR, oppure verde, 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 e a un certo punto oggi, come sul REV, ha provato ad attaccare il red to green e non è riuscita a ritornare verde, cosa che ha fatto per tutti questi giorni, quindi è molto molto importante. Level 2 time and sale, chiaramente, no? Al netto del mettere gli ordini, danno delle informazioni. Quanto sono importanti nella mia scala di gerarchie? Lo vedremo. News. La news di per sé, ok? Quanto può pesare in una strutturazione di un'operazione? Ok? Cioè, una news che può essere buona leggendola, magari ci sono dei numeri, delle proiezioni con dei numeri, o un accordo con dei numeri, anche un accordo con dei numeri può esserci, no? Ok, quanto può essere buona in ambito generale, piuttosto che vedere comunque un'azione che a seguito di una news importante, bella, ok, mette su un più 1000% in l'arco di 3-4 giorni, ma sapendo che sì, quella news è buona, ma tendenzialmente sappiamo che le news, gli accordi e quant'altro sono tutte proiezioni, no? È proprio scritto alla fine delle news, tutti i termini, no? Potremmo, probabilmente, la proiezione. Quindi quanto effettivamente può impattare nella gestione di chi è dietro l'azione, è quello che non interessa. Cioè, non interessa tanto una small cap quando diventerà una big cap o una mid cap. Interessa cosa faranno quelli che hanno le azioni in mano, quelli che hanno le redini della nave, no? Che è il timone in mano. Grazie a questa news. SSR, l'SSR quanto è importante? È tendenzialmente parecchio in funzione però della situazione. Ok, cioè, può essere assolutamente surclassato da altri fattori? Assolutamente sì. Una calibro 50, per esempio, è ovvio che l'azione andrà in SSR, è ovvio, ok? Ma questo qui cosa ci dirà? Ci dirà di magari non essere aggressivo e vendere il rewash, ma aspettare sempre e comunque una spinta, perché ci sarà, perché a un certo punto il bid diverrà super affollato e quindi ci sarà potenzialmente una spinta, no? Ma ha lo stesso grado di importanza, ha lo stesso grado di importanza l'SSR su una calibro 50 piuttosto che su una day one flottante basso, ipermanipolata, tipo, che ne so, PEV, se fosse stata in SSR oggi? No, assolutamente no. Magari ci dice sicuramente di cercare, quello dobbiamo farlo sempre, ci dice magari sicuramente di cercare di entrare su una spinta, non rincorrere, cosa che non va fatta mai, però hanno un grado di importanza totalmente diverso. Okay? I filings, quanto sono importanti? Tanto. Possiamo strutturare tutta la nostra idea di trading sui filings? No. No. Ok? Perché ci danno un'idea del quadro d'insieme, ma non avremo mai il timing. Il VWAP, quanto è importante il VWAP? Dipende. Dipende, ok? Il VWAP, se andate a vedere, sostanzialmente è poi la rappresentazione di quello che si fa durante il giorno. Io ora sono col prezzo medio di carico sul REV, che è un po' sopra il VWAP, ok? Un 25-30 centesimi sopra il VWAP. Quindi vedete che più o meno, no? Guardate il grafico, dite chi è qui che sta nei guai, chi sta comprando, piuttosto che chi sta vendendo, no? Ok? In alcune situazioni, quando va a combaciare perfettamente con un livello chiave, può essere più importante. È molto importante invece, per esempio, su una dinamica come MTT, perché è una dinamica che portiamo indietro nel tempo e subito ci dà idea, no, di dove potenzialmente la maggior parte dei compratori sono rimasti incastrati dal VWAP in su, ok? Andiamo di qua, volume. Allora, il volume in determinate situazioni pulisce tutto. Filings, pensateci, è proprio semplice, no? Se vogliono scaricare 40 milioni di azioni in ATM e il volume dell'azione in quel momento è di 150 milioni, ragazzi, vedrete qualche wash, vedrete offerta presente, ma verrà assolutamente assorbita comunque, sempre, ok? Quindi il volume, cosa che è una cosa fondamentale, in alcune situazioni pulisce completamente tutto e quindi bisogna stare assolutamente attenti. Per esempio BHTA, 113 milioni di volume, andiamo a vedere per esempio BHTA. Vediamo BHTA. BHT, come lo si chiama. Vediamo statisticamente. Ok, abbiamo dati, eh? Abbiamo
17 day one, abbiamo 17 day one, 16 day 2, un gap medio del 50%, siamo a 280, siamo a 300%, ok? E un volume medio 1,5 milioni in day 1, 1,5 milioni in day 1, siamo a 114 milioni, ok? Quindi potenzialmente, anche se avessero voluto mettere offerta a TM e quant'altro, sarebbe stata assorbita. Quindi in assoluto, subito, guardate un dato del genere e dite, ma voglio shortare 280, 250? No, ragazzi, no. Siamo arrivati a gap. Gap è fondamentale, perché il gap ci dà l'attenzione. Oltre che darci range, in realtà ci dà l'attenzione, ok? Cioè, noi vogliamo inseguire le mani deboli, dobbiamo fare il contrario di quello di tutti i professoroni, no? Inseguire le mani forti è impossibile. Che segui, ok? Cioè, noi possiamo capire cosa faranno, ma cacchio, ne sappiamo quando lo faranno o quant'altro. Però sappiamo dove le mani deboli andranno a buttare i loro soldi, ok? E dove li butteranno la maggior parte delle volte? Li butteranno qua, semplice, no? Li butteranno dove c'è il prossimo runner, no? Dove c'è l'azione che corre, che vola. Sempre, quindi il gap è fondamentale, ok? Livelli quanto sono importanti? Tantissimo. Perché i livelli accomunati all'osservazione in real time, allo 100.000 pezzi di bid su BHT. Wow. E livelli quanto sono importanti? Sono importanti perché, appunto, no, guardando questo che ho appena visto, no? 100K su 309. Perfetto, sul bid, non l'ho visti passare, quindi molto probabilmente erano falsi, ma ipotizzando che li vediamo passare, quindi ipotizzando che siano livelli o domanda vera, ok, se il prezzo da qui fa un wash, noi sappiamo che ci sono subito 100K istantanei più tutto il volume che sta su questi livelli incastrato immediatamente, no? Ok, quindi abbiamo subito per esempio un livello, ma questo qui è poi una cosa che si sviluppa durante l'osservazione di tutta la giornata dell'azione, quindi i livelli sono o del giorno prima o di giorni prima, quindi i livelli sono fondamentali, ok? Perché dire che per esempio quelli che raccontano che non esistono i livelli è come dire non esiste il mercato, ragazzi, perché se non esistono i livelli non esistono i prezzi, se non esistono i prezzi stiamo parlando del nulla, no? Ok. Flottante è ovviamente molto importante perché ci dà un bias di base unito con altri parametri. Quindi flottante è comunque importante, non è definitivo, perché ho visto azioni con 500.000 pezzi di flottante non riuscire a correre o morire in modo brutale, ok? E ho visto azioni con 100 milioni di flottante volare, quindi non è definitivo, però ovviamente ci dà un'indicazione, soprattutto se è andato, ovviamente, come sapete benissimo, a metterlo in correlazione col volume, per esempio. L'orario è, soprattutto in questo mercato, è assolutamente, assolutamente importantissimo. Quindi, visti un po' tutti, vediamo la mia gerarchia delle variabili. Ok? Quindi come le metto in termini di necessarie, prioritarie, voglio saperlo, importante saperlo, poco impattanti, ok? Allora, per me, e ora qui dovete partecipare anche voi tra poco, per me, ok, il range e il gap sono necessari, per forza, perché sono due cose che vanno di pari passo e sono troppo importanti. Il range mi dà la possibilità di avere un margine d'errore, di far lavorare un po' l'azione, di avere spazio per ricoprirmi, okay, per oggi, no, per esempio, da 6 dollari arrivata a 8,40, ok, in pre-market, quindi anche con gap, non enorme, ma anche con gap, quindi mi dava margine d'errore, entrando sugli 8, stoppando un 50 cent più in alto, e mi dava poi range per ricoprirmi potenzialmente, no? Tutta l'aria che era entrata potenzialmente poteva andare a uscire, ok? Il daily è fondamentale, perché mi dice dove sto. Cioè, shortare, per esempio, una cosa di cui abbiamo parlato,
Certare un'azione che in pre-market spinge va sopra i massimi storici e rimane forte sopra i massimi storici, ok, non è una buona idea. Ora non mi ricordo qual era l'ultima che ha fatto, anche Siga, anche Siga, ragazzi, anche Siga comunque, no? Ok, guardate 10, quello, scusami, questo 9,80. Che livello, cioè, livello enorme. Ok. Livello enorme, 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 enorme. Tra l'altro, tra cui l'ultimo massimo da cui c'è stato un bel sell-off, no? Nel momento in cui vanno a... dopo una giornata del genere, poi vanno a romperlo, ragazzi. Bisogna stare attenti. Ok? Bisogna stare attenti, ragazzi. Perché ovviamente qui, oltre che triggerare tutti gli stop di chi stava vendendo proprio come con questo livello come guida, di base agli occhi di tutti, ragazzi, l'azione ha come prossimo livello il cielo, cioè può volare, no? Ok, quindi voglio saperlo, è fondamentale il daily, non soltanto per un discorso short e quant'altro, ma anche proprio come quello che stanno facendo tutti. Noi dobbiamo sempre ragionare nel... cercando di ragionare un po', raccogliendo informazioni da come potrebbero ragionare tutti gli altri partecipanti, sia quelli grossi, sia quelli bravi, sia quelli scarsi, no? Per capire dove posizionarci nella situazione, ok? Il market sentiment, questa è una cosa fondamentale, importantissima, tra l'altro il buon Sergio siamo messi e stiamo cercando di lavorarci su questa roba qua. Heatmap, ok, non sarà facilissimo perché dobbiamo cercare di capire al meglio come mettere in una formula quello che ho in testa, però sarà importante. Perché? Perché avete visto con i vostri occhi quanto un mercato caldo, un mercato che diventa caldo, ok, quindi dopo un mega runner, che nel nostro caso, se non sbaglio, è stato proprio Siga, inizia a portare, no, è stato ARC nell'ultimo passaggio, come un mercato caldo innescato da una small cap che inizia a correre, ok, inizia a correre tantissimo, inizia a rendere tutte le altre azioni, passatemi il termine, più coraggiose. E se le altre azioni diventano più coraggiose, perché chi sta rincorrendo, chi rincorre il prossimo biglietto vincente della lotteria, diventa più coraggioso, perché ha visto ieri ARK fare il più 300%, per esempio, e oggi, quando vede la nuova small cap che spinge, è convinto di poter cogliere anche oggi un movimento da più 300%. Guardate un'operazione come HOSA, no? Dove? Volumi che c'erano, ok, durante la prima ora, anche pre-market in realtà in parte, c'è stato assolutamente volume, quindi contrattazioni, prezzo che sembra morire senza colpo ferire, proprio tranquillo, 10:30, guarda caso, inizia a riprendere vigore, qui sarebbe potuto entrare anche meglio, ma subito, istantaneamente, nel momento in cui il prezzo fosse tornato sopra red to green, ragazzi, tutto questo volume qua, ma non solo questo prima, in realtà, qui hanno continuato a shortare, quindi tutto questo volume qua era istantaneamente intrappolato, istantaneamente. Ok? E tra l'altro, cosa interessante, qui molto probabilmente questo aumento di volumi è dato non solo da chi comprava, molto più probabilmente da chi si ricopriva, esattamente quello che vogliamo, la dinamica perfetta, no? Ok? E quindi qua hai un'operazione molto, 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 molto pulita. Cioè, ingresso red to green, stop, volendo strettissimo qua. Io ho messo a 6,80, per darmi un po' di margine, e potenzialmente un bel movimento, che ho chiuso anche un po' prima del dovuto. Ora, avete $20 di budget. Ora dovete rispondere in modo ordinato, uno per uno. Ok? Potete comprare soltanto due della prima categoria, solo due, ok? E il resto come volete,
fino a spendere 20 dollari. La prima categoria vi costa 5 dollari, la seconda ve ne costa 4, ovviamente la terza 3 e l'altra 2. Ok? Ora, fate la spesa, massimo 2 della prima categoria, e poi tutto il resto fino ad arrivare a 20 dollari di budget. Scrivetemi tutti in un'unica soluzione, in modo preciso, e ci vediamo qualche minuto e cerco di confrontarmi con voi e capire se siamo d'accordo o no. Ora, vediamo il mio. Il mio è questo.